purtroppo per una serie di concomitanze non è venuto nessuno, comunque il progetto per quello che è stato realizzato lo presento io. Il progetto partiva dalla volontà di creare dei percorsi cittadini. Percorsi cittadini perché in realtà si voleva estendere un'esperienza che avevamo avviato già da tempo in Pinacoteca a tutta la città, quella dei percorsi turistico-culturali. E l'idea aggregante tra questi percorsi era l'uso del QR code, ovvero quel simbolino che vedete lì e che abbiamo riprodotto anche materialmente, potete vederlo qui, nel senso, essendo pezzo ovviamente l'abbiamo riprodotto su ceramica, perché non c'è molto fantasia da questo punto di vista, ma soprattutto perché ci sono le tecnologie a pezzo per farlo. E all'interno dei percorsi individuati, nel progetto che avevamo chiamato Vedere la città in visibile, come richiamo evidente a Calvino e a quel concetto di città, riattualizzandolo in una situazione fentina, avevamo individuato due percorsi. Il percorso archeologico della città romana, Faenza romana, che ha coinvolto principalmente gli studenti della scuola del secondario di primo grado Campiglio Strocchi, e invece l'itinerario poetico di Dino Campana, perché solo nel 1914 pubblicò I Canti Orfici, Dino Campana. I Canti Orfici è probabilmente uno dei grandi libri di poesia del Novecento italiano, e nella sua parte iniziale soprattutto è ampiamente dedicata alla città di Faenza. E allora abbiamo individuato all'interno di questo, con un percorso didattico seguito soprattutto dal professor Prendi del liceo classico, 14 punti che hanno dato origine al percorso. Nel fare questo progetto, questi due percorsi, ovviamente sono stati realizzati tutta una serie di altri materiali. Nello specifico, per il percorso Faenza romana sono stati elaborati 4 testi in base alle varie tipologie di luoghi individuati dai ragazzi della scuola medica. Questi 4 testi poi sono stati raccolti in dei video. Questi video sono stati messi nel canale YouTube della Pinacoteca, ma sono stati anche raccolti in questo DVD assieme ad altro materiale didattico realizzato nel corso dell'anno. DVD, se volete, per curiosità ne ho più copie, quindi posso, chi lo vuole dopo magari me lo può chiedere. Per quanto riguarda invece il percorso di Dino Campana, sono stati individuati 14 siti con una preparazione dei testi, un vero e proprio percorso che verrà inaugurato a cura dell'amministrazione comunale, che devo dire in qualche modo ha colto in pieno l'idea, e questo percorso rimarrà permanente, no? Lo dobbiamo ancora inaugurare perché in realtà si vuole mettere delle taglie in ceramica di grandi dimensioni, sono palazzi storici, quindi dispone tutta una serie di permessi da parte delle sovrintendenze, però da un punto di vista dell'elaborazione dei testi è tutto pronto. Ovviamente come altri progetti sono stati momenti pubblici, la presentazione di questi progetti alla fine dell'anno scolastico. Appunto, questo è stato uno dei progetti presentati, questa è la copertina del DVD che vi ho detto, che raccoglie varie esperienze didattiche. Il percorso, questo ad esempio è l'individuazione dei punti del percorso a Faenza romana, che è stato messo ovviamente direi su Google Maps, è sembrato da questo punto di vista un ottimo strumento per raccogliere le date dei percorsi. Qui vedete all'interno della pianta di Faenza i simboli scelti che individuano appunto questi siti. Ovviamente cliccando su ognuno di questi siti appare, questa è una delle modalità con cui si lavora su Google Maps, appaiono le schede relative. Adesso vi faccio vedere, ecco, questa è una delle schede che poi dà rimando ad ulteriori approfondimenti. Questi ulteriori approfondimenti altro non sono che, questo ad esempio è un esempio, come vedete, pagine web ottimizzate per vedere sia su smartphone che su tablet, ed è proprio a questa pagina, ad esempio, per darvi un'idea, vedete che sotto il titolo Faenza romana c'è Corso Garibaldi 2. In questo punto di Corso Garibaldi sono stati trovati elementi architettonici e decorativi di un edificio pubblico dell'area a nord del Foro Romano. Bene, l'idea e la realizzazione che è stata fatta è, sotto al numero civico Corso Garibaldi 2 si pone anche un simbolo QR code che sostanzialmente dà rimando a questa pagina web, quindi si leggerà questa pagina web, che però è arricchita, adesso
in questo esempio non ve lo faccio vedere, ma è arricchito ovviamente da fotografie e anche rimando ai video realizzati in questo caso dalla scuola media. L'altro percorso è tutto sommato simile ed è il percorso su Dino Campana. Qui vediamo ad esempio il richiamo a uno dei vari punti, proprio questo tra altre cose, proprio l'inizio dei canti ortici, ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, ansa sulla pianura sterminata nell'agosto torrido, poi va avanti e questa città proprio per missione stessa di Dino Campana, altro non era che Faenza, dove tra altre cose Dino Campana è stato proprio studente dal 1900 al 1901, frequentando il liceo classico, quindi era un mando doppio. Anche in questo caso c'è un ulteriore approfondimento con la possibilità di andare nelle singole pagine e queste pagine saranno, sono richiamate anche in questo caso da, di nuovo dal sistema QR code messo nei vari punti, appunto vi ho detto sono stati individuati 14 punti, con un percorso che dal suo punto di vista rappresenta credo in modo significativo proprio quella prima parte del viaggio che Dino Campana fa intitolando La Notte e nel punto un viaggio nella città di Faenza. L'importante, una delle cose importanti di questo progetto in realtà secondo me, secondo noi, è che a parte il coinvolgimento, a parte la frase o tanti aspetti didattici, anche che è stato prodotto un materiale molto importante sia sul recupero della Faenza romana sia per questa visione che di generalità di una città da un grande poeta del Novecento italiano che verrà poi utilizzato anche con altri strumenti che sono in preparazione. Qui ad esempio è in preparazione, deve essere già pronta, ma c'è stato qualche intoppo tecnico, anche un'app georeferenziata, un'app che si basa sulla realtà virtuale, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che andando davanti a, ad esempio al corso Garibaldi 2 apparirà per chi ha scaricato questa app, questa è la versione sperimentale, apparirà con la scheda sui ritrovamenti della Faenza romana che sono stati fatti in quell'esatto luogo. Quindi una ricostruzione in questo caso per forza virtuale, perché tracce ovviamente non sono più rimaste. Però questo permette, secondo noi, di individuare quanto è stato importante, quali sono stati i ritrovamenti di una città romana in un